Abbiamo due gran bei personaggi, Roberta Gemma e Oscar. Roberta Gemma, ovviamente, porno diva, Oscar, attore e regista. Allora, oggi con voi due, noi siamo amici, quindi andiamo molto, lo sapete, no? Io vado diretto. Allora, oggi con voi due voglio parlare dell'industria del porno. Perché? O comunque film per adulti. L'industria del porno, amici miei, questi sono dati che ho trovato, smuove e fattura oltre 100 miliardi di dollari l'anno. Quindi stiamo parlando di una cosa bestiale, stiamo parlando di, non lo so, potrebbe sfamare anche la fame del mondo. E soprattutto in un periodo come questo i dati sono saliti. Allora, certo. Vi sparo un po' di cifre, ok? Voi ditemi se vi ritrovate in questo. Il 61% delle persone fa l'accesso online attraverso i film per adulti e lo fa sullo smartphone. Quindi certo. La maggior parte delle persone ad oggi usano lo smartphone per vedere film per adulti. Poi i siti internet, quindi i siti che parlano di film per adulti, occupano il 12% della rete. Quindi stiamo parlando di dati che in realtà non sono piccoli. Una ricerca su 4 e un download su 3, ascoltate bene, riguarda materiale pornografico. Poi ci sono le varie, diciamo, età, quindi persone che comunque, sai, un po' più giovanotti, così. In realtà ho letto che i primi che si avvicinano, secondo i dati, ai film, alla pornografia, sono i ragazzi intorno agli 11-12 anni. E poi comunque si sale. I dati sono abbastanza altalenanti. E soprattutto la cosa che ho letto è che la maggior parte delle persone che entrano sono uomini, quindi sono persone comunque di sesso maschile, le donne così e così. Perché le donne hanno da fare i film, quindi sono impegnate dall'altra parte dello schermo. Quindi c'è un'altra situazione. Intanto vi stanno salutando un sacco di persone, fate giusto un paio di saluti, poi dopo cercheremo, anzi se volete fare qualche domanda fatela e poi se siete fortunati la sparo dentro e la chiediamo a Roberta Gemma, al nostro Oscar. Allora Robby, parliamo un po' di te. Straporno diva, hai fatto sognare milioni di italiani e milioni di persone da tutto il mondo, però la curiosità, magari, che una persona dall'altra parte, o comunque persone che mi seguono, è un po' quella di capire perché fare porno. Come ti è venuta la cosa di iniziare a fare porno? C'è sempre stato questo rapporto col sesso bello? Oppure hai iniziato per un discorso di curiosità? Come hai iniziato a fare film per adulti? Prima di iniziare il film, comunque facevo gli spettacoli, ancora prima ho fatto calendari, quindi comunque poi il sesso paradossalmente piace a tutti. Quindi. Ovvio. Non è proprio paradossale, è un'ovvia realtà. Sventoliamo le bandiere su questo. C'è la folla, la mia... C'è la scimmietta impazzita. Bella scimmietta. No, che cos'è quella? Sì, io te l'avevo vista. La scimmietta da thailandese. Vabbè, insomma, vabbè. Dimmi. Allora, tutto è iniziato ho iniziato a fare, grazie anche a Oscar, che comunque abbiamo sempre fatto le cose insieme. A quei tempi la mia passione era la fotografia, poi dopo è diventata di regia. E quindi ho partecipato a dei servizi fotografici, ho fatto dei concorsi online dove appunto partecipavi facendo delle foto, e da lì poi andato avanti. Poi nel 2005 ho iniziato a fare gli spettacoli. Da lì per un anno e mezzo ho fatto gli spettacoli qui per tutta Roma. Per il Diva, di Roma. E quindi niente, poi un giorno mi arriva questa proposta per film per adulti, per una grande casa di film. E all'inizio però io dissi no, perché comunque sai, devi fare la scena senza il condom, le protezioni, le analisi, le malattie, mi ero fatta un po' di domande. Certo. E quindi dissi, insomma, poi abbiamo parlato insieme, lui diceva, se vuoi, se no è no. E quindi fin da là, io comunque ho continuato sempre a fare i tuoi spettacoli. Esatto. Poi questa produzione, evidentemente, vedeva bene su di me, mi fece la seconda proposta e io disse: senti, facciamo una cosa, andiamo, ne parliamo a quattro occhi, anzi a sei, e quindi vediamo cosa,
cosa ci propongono, cosa, se le mie domande hanno una risposta. Loro trovano l'escamotage facendo girare me, quindi includendo me. Esatto. Come attore, perché noi proponemmo di fare film col condom, anche a stimolare una sorta di campagna educativa, se così vogliamo. Questo è importante, diciamola, che comunque sia, non abbiamo mai abbastanza di questo, bisogna farlo protetti, soprattutto in un periodo come questo. Ho avuto in diretta un mio amico che è uno psicosessuologo, abbiamo parlato di questa cosa, soprattutto del rapporto sessuale adesso, più che prima, quindi non stanchiamo mai di dirlo, che comunque sia nei film per adulti e comunque anche nella vita normale, cerchiamo di usare comunque il condom, le precauzioni. Sempre, se lo fanno è perché evidentemente deve essere usato. Quindi. Sì, a parte quello, ma io faccio sempre questa similitudine, in fondo il cinema adult riflette quello del cinema tradizionale, comunque è un prodotto filmico per essere visto. Come nel cinema normale ci sono i stuntmen, molti film ti dicono quello che avete visto non simulatelo, non riprendetelo, è chiaro, perché c'è gente che lo sa fare. Anche nel nostro caso la gente vede che magari non c'è il condom e via scorrendo, e quindi magari riprende a fare quello che ha visto, di replicarlo, ma noi siamo come gli stuntman del cinema. Cioè, allora questo, Oscar, questa cosa che stai dicendo, questa cosa che stai dicendo è veramente molto importante, non scherzo, perché hai fatto un paragone perfetto, quindi hai fatto capire chiaramente alle persone che vedono film per adulti che non è che quello che vedono possono rifare, quindi esatto, soprattutto che dall'altra parte ci sono professionisti del settore, anche perché parliamo di attori, non stiamo parlando di due persone che sono solo davanti alla telecamera, perché i film per adulti non è che possono farli tutti, giusto? Correggetemi se sbaglio. Cioè ci vuole anche, cioè Robby, io credo che una volta che tu hai iniziato, non è che vabbè dai iniziamo, cioè c'è sempre quella cosa di comunque stare davanti alla telecamera. È sempre poi un riflesso del cinema tradizionale, ci sono attori, attorini, chi fa i cortometraggi e discorrendo, poi ci sono i film, ci sono attori riconosciuti che hanno un impatto visivo, hanno una capacità di trasmissione non indifferente, la stessa identica cosa nel cinema per adulti. Non si può generalizzare, i film zozzi, come si dice, no? Ci sono gli amatoriali, ci sono quelli professionali e così via. Per cui già dalle pose, che sono pose molto particolari, scomodissime, non ci ha fatto piacere, tra virgolette, spesso, e soprattutto alla base ci sono dei performance che hanno una sicurezza, in questo caso a livello di salute, cioè si presentano i test, le analisi e via scorrendo. Quindi la gente che vuole improvvisare, ho visto una scena così, è fighissima, facciamola, chiamiamo 2-3 amici, no. Non è una cosa che dici vai su facciamola così, bisogna comunque fare attenzione e ripetiamolo, nel senso, chi vuole iniziare a fare questa cosa, Robby, chi vuole iniziare a entrare nel mondo del porno, non è facile. Allora, un po' tutti, diciamo che sono molto diretto su questo, io credo che la maggior parte delle persone abbia mai sperimentato almeno una volta nella vita la cosa di mettersi un telefonino e magari farlo con la propria compagna, quindi questo che è diciamo che realtà. Diciamo che è la realtà dei fatti, no? Noi parliamo, poi parliamo per chi vuole sentire la realtà e la verità, quindi non ci nascondiamo dietro a nulla, quindi è stato anche per noi, che poi non era così facile, è un test, una curiosità, un piacere che tra le altre cose non era così fruibile come lo è oggi, che appunto c'è lo smartphone e via scorrendo. Ai tempi nostri, se c'era una videocamera in casa, era un oggetto prezioso, non era nelle case di tutti, per cui c'eravamo messi a fare un filmetto tra di noi per essere protagonisti nel nostro intimità, nel nostro piccolo, facendo questo filmino. Oggi è una cosa facilissima, lo può fare chiunque, in qualsiasi istante, in qualsiasi circostanza. Ed è anche come è nata la sua carriera, perché poi successe, senza volerlo, ovviamente, di uno scandalo, perché questo video uscì quando lei era questo personaggio, questa showgirl emergente tra calendari e via scorrendo. E a quel punto, come purtroppo succede nella maggior parte dei casi, che diventa uno scandalo
soprattutto quando non è voluto, si è sotto gli occhi del bullismo, del web, e via discorrendo. Cito una, ad esempio, una Tiziana Cantone che purtroppo ne ha subito le conseguenze, le amare conseguenze, per cui è stata poi oppressa da questo video che è andato in giro. Era successo in realtà anche a noi. La nostra fortuna, la stessa cosa, cioè nel senso, comunque era stato fatto un video, era diventato virale attraverso la rete o attraverso la rete. L'internet è un po' quello che succede, è un po' quello che succede adesso, ovviamente, esatto. Con le cose brutte, purtroppo, che si fanno i video in casa e poi diventano virali. Ovviamente bisogna fare attenzione, soprattutto le persone che si frequentano, e questo è un messaggio che magari diamo un po' a tutte le persone che stanno guardando in questo momento e che riguarderanno il video poi sul mio canale YouTube. Fate attenzione e non fate stronzate, cioè nel senso, se trovate la partner è giusta, che sia uomo o donna che sia, non importa, che ti asseconda in quel momento, non evitate di fare queste stupidaggini, poi di far diventare il video virale solo per farlo vedere magari a quattro amici al bar, e buttiamola là. Quindi questo è un altro messaggio importante, e sono sicuro che nel corso di questa chiacchierata ne usciranno parecchi, perché l'industria dei film per adulti è una cosa importante, l'abbiamo detto i numeri prima, chi si è collegato adesso fattura oltre 100 miliardi di dollari l'anno. E quindi bisogna fare veramente attenzione, perché credo che c'è sempre più la volontà delle persone di spingersi oltre. Sì, quindi fare anche le cose amatoriali, no? I siti, magari me lo confermate. Ti danno la possibilità di inserire, no? Esatto, oggi come oggi, poi tra i vari altri sottositi come un OnlyFans, VS Corendo, ci sono poi quell'altro dove non mi viene il nome, dove spesso ci sono le screen, che appunto lo vediamo da Instagram, molte si improvvisano, si mettono a fare foto un po' più piccanti per poi chiedere ai follower di abbonarsi ai propri siti alternativi di tipo OnlyFans, come ho appena citato, e così via. Quindi è molto appetibile, lo è sempre stato. Prima sentivo le statistiche che hai detto dei ragazzi, la media dai 11-12 anni era quello che succedeva a noi quando trovavamo i giornaletti di Leone. Quando si parlava, c'era l'edicola. Guarda, io mi ricordo, che poi magari cioè, l'età l'ho anch'io, io mi ricordo che ogni tanto quando giravo nelle nostre zone, comunque per strada così, ogni tanto buttato nell'erba io riuscivo a trovare qualche... Non lo toccava nessuno. Non lo toccava nessuno, però diciamo che la maggior parte delle persone una cosa l'ha vista, quindi cerchiamo di non essere un po' troppo bacati su questo. A ripensarci che oggi per andare in tabaccheria alla macchinetta e metti il guanto per la pandemia, a quei tempi se prendevo sti giornali che non si sa che mani e cosa avevano toccato. Madonna, mi sta venendo un ribrezzo su questo. Allora Oscar, allora ti blocco perché sennò qua andiamo a finire male. Robby, ascoltami. Allora, ipotizziamo che adesso ci fosse l'ascolto una ragazza o un ragazzo che ha così la volontà di voler iniziare a lavorare nell'industria del porno, quindi nei film per adulti. Allora, te da porno diva, sì. Il tuo percorso l'hai fatto, abbiamo ben capito come hai iniziato, difficoltà ovviamente ce le hanno tutti, e ad oggi qual è il consiglio, tra virgolette, che potresti dare, visto con tutti questi strasocial che ci sono, abbiamo detto prima, no? La maggior parte si fanno dei video magari anche mezze nude, poi quando magari gli proponi di fare un film porno, dicono no, io queste cose non le faccio. Quindi ad oggi, quello che, e apriremo questo discorso più tardi, che ne abbiamo parlato spesso noi insieme, ad oggi ti chiedo, per un nuovo ragazzo, una ragazza che vuole iniziare a fare film per adulti, qual è il consiglio che tu daresti o cose che sconsiglieresti? Cioè proprio dire, ragazzi, non fate questo, oppure fate questo, oppure, non lo so, fatelo se vi passa per la testa, non dovete essere costretti, non fatelo per gioco, non lo so. Già che o la lei o la lui lo vuole fare, io come lui, perché comunque a volte ci capitano le domande di queste persone che se per, cioè
perché lo vuoi fare? Esatto. Perché tanta gente pensa al mondo dell'arte, prendono tanti soldi. No, non solo, è così. Ma a volte ti dicono, cioè, a meno che non sei, ecco, per dirti, una nata ancora prima, e quindi la gente ti conosce, sa chi sei e tutto quanto, allora, ma oggi come oggi farla, cioè, noi oggi abbiamo una produzione che è Star Gemma, quindi comunque abbiamo un sito, abbiamo una macchina, ma oggi come oggi, se io non lo farei, perché comunque okay. È difficoltoso. Sì. Poi il problema è anche questo, per come la vedo io, beh, non è che i tempi sono cambiati, non è un fascio, quindi di conseguenza io lo vedo anche su Instagram, io seguo tanto Instagram, e oggi, come appunto dicevo pure Oscar, le ragazze pensano di fare una cosa, si sentono già star, e quindi è anche impegnativo mantenere, abbiamo provato, perché ci sono state delle ragazze che ci hanno detto, ah, che bello, voglio, perché tu sei una persona, siete puliti, conosco il vostro contesto, tutto quanto, non obbligato a fare niente. Abbiamo provato. Però poi si perdono. Poi si perdono, perché comunque si sentono subito star, che è giusto, però tempo al tempo, e che comunque, cioè, al fin di conto non ti conosce nessuno. Guarda, forse, quindi... forse siamo noi... Questa è un po' la rovina, questa però è un po' la rovina dei social, permettetevi se vi interrompo... perché è un po' su qualsiasi ambiente. Io nelle chiacchierate che mi faccio con i miei, sì, nelle chiacchierate che mi faccio con i miei amici, con gli ospiti, tocco tantissimi argomenti, dagli artisti ai professionisti del settore, ma parlo di tutto, veramente a 360 gradi. E spesso e volentieri i social diventano un po', non voglio dire la fogna a volte della situazione, però purtroppo le persone magari pensano che, ok, faccio un video, quella è riuscita a diventare virale perché ha fatto un video del genere, lo faccio anch'io, diventi virale, perché poi dopo così, ma non è detto che diventi famoso o famosa, cioè il virale non vuol dire essere famoso. No, cioè, perché potresti diventare famigerata, che non è bello e non è la stessa cosa. È diverso, capito? Ah, quella è quella che fa queste cose, quello è quello che fa queste cose, ma in realtà poi dietro ad una telecamera, ricordiamo, ci sono professionisti del settore, cioè ci sono attori, ci sono registi, ci sono fonici, c'è tutto, c'è un montaggio, cioè è un film completo. Esatto. Quindi cioè, bisogna scindere e fare attenzione a queste cose. Quindi giusto il fatto che magari non tutti devono dire sì, oggi voglio fare l'attore porno, mi sparo due pose su Instagram, faccio due stronzate, anche perché è pericoloso, potrebbero vederlo anche minori, potrebbero vederlo tante persone che non dovrebbero in quel momento capitare su quel sito. Quindi bisogna, giusto quello che dici, bisogna fare veramente attenzione. Però hai detto una cosa, oggi non lo rifarei. Hai detto, oggi non rifare questo. Quindi se tu fossi ad oggi una ragazza di 18 anni, 19 anni, 20 anni, non rifaresti quello che magari stai facendo o hai fatto? Perché comunque poi c'è il fatto anche che oggi c'è appunto l'online, e quando se io faccio una scena con quella produzione, magari la produzione è conosciuta, naturalmente, ma io come donna sono in mezzo a un mare, quindi a me, anche se mi vedono, ma chi sei? Nessuno. Sì, non era come una volta che esatto. Le produzioni erano anche distribuzioni, c'era la videoteca, il giornalaio, quella che esce in copertina ovviamente è sulla bocca di tutti, perché quella c'è. Oggi non c'è una copertina, non c'è un circuito circoscritto che può essere dal paese alla città, alla nazione. Oggi il web è mondiale, per cui tu vai in una copertina, che neanche appunto so più queste copertine, comunque vai in un film, sei su un pubblico del mondo e sei insieme a altre migliaia di attrici, sei... un pesce in un mare, quindi... Allora, Oscar, leggi questo messaggio che è arrivato. Da Corrado dice, c'è troppa fama di notorietà, non considerando che dietro una carriera come quella di Roberta c'è tanto sacrificio e serietà. Questo è un po' quello che stiamo dicendo. Al di là di chi manda messaggio o non manda messaggio, Corrado ha capito praticamente al 100% di quello che si tratta. Cioè, si parla del fatto che... No, ma poi Corrado è... cioè, ha capito. Professionista della fotografia, e quindi anche lui... Come detto, è così, ragazzi, è così. Anche in tutti i settori artistici c'è questa inflazione. E lui, appunto, è un fotografo e spesso fotografo delle modelle. E oggi, ecco, le modelle. Insomma, le ragazze si vanno a fotografare, si spacciano tutte per influencer, modelle, senza né arte né parte.
Quindi capisce bene che appunto se uno arriva a un determinato punto è perché innanzitutto ha un talento, perché quello è indelebile, non è copiabile. L'hanno provato molti a plagiare, anche se lei è molto semplice fondamentalmente, anche i suoi film. Lei ha 8 Oscar, ma non ha mai dovuto... 9, scusate. Ci sei anche tu. Bella questa, grazie. E lei non ha mai dovuto concedersi all'obbligo di produzione, per vendere il prodotto mi devi fare anche un Alan, un Anal, un Game Bang, e via discorrendo. Lei, già che è nella scena, il prodotto è venduto. E quindi oggi devono rispondere invece molte, una qualsiasi, per essere, non dico visibile, per poter lavorare. Ma la visibilità, lasciamo il tempo che trova, dipende da quanti seguaci ha, quanto merita l'artista. Ma oggi una qualsiasi professione, che quelle che sono più in piedi a livello europeo, parliamo di una Lega Porno, DDF, dir si voglia, parti con una doppia anale come base. Quindi partono in una situazione, vabbè, inizia una situazione un po' più spinta per cercare di puntare, tra virgolette, subito. Sì, ma considerando che tutte partono da quello, praticamente si autoinflazionano, cioè già hai dato tutto. Ok, la stessa. Quindi è un po' come il rapporto tra una coppia normale, no? Cioè, tu donna magari ci vai piano, perché sai che c'è, se faccio tutto subito, io parto dal piccolo bacetto, quindi adesso arrivo a quei livelli, però se parto subito, poi alla fine questo mi scopre, o lei mi scopre, dice stop. Ok, quindi è ben chiara questa situazione. I dati che sono presenti ne sono tanti, veramente, nel senso, comunque io mi sono imbattuto anche sull'età delle persone, quindi sul fatto, su per giù, qual è la maggior parte delle persone che va sui siti. Quindi parlavamo prima degli uomini, quindi il 74% degli uomini frequenta siti. Ok, quindi va a vedere i film per adulti. Abbiamo detto che la maggior parte lo fanno attraverso lo smartphone. Lo smartphone, abbiamo capito che in tutta la chiacchierata che ci siamo fatti fino adesso, è diventato protagonista, perché grazie allo smartphone noi possiamo fare anche delle prove a casa, non avendo ovviamente delle super telecamere o grandi luci, però potrebbe essere già un... darsi quella cosa più... Vabbè, proviamoci, mettiamoci davanti alla telecamera. Sì, una cosa però vi voglio chiedere. Uh-huh. Questa cosa del gioco di coppia, ok? Chi fa l'attore, sia tu Oscar che ovviamente tu Roberta, siete due attori, fate parte del mondo dei film per adulti, che rapporto hanno poi con il sesso quando lo fanno tra partner? Cioè, diventa scontato? Oppure dici, no, quello è lavoro, certo, è un tipo di piacere, di visione, certo, e poi magari con il mio compagno, la mia compagna, è tutta un'altra storia. Sì, cioè, no, si rischia, oppure c'è questa cosa tipo di blocco di dire, oddio, no, è il mio lavoro, lo faccio tutti i giorni, non lo voglio fare nemmeno a casa. La vita privata, quando facciamo sesso nella vita privata, è una cosa, quando sei sul set è totalmente diverso. Perché soprattutto nel nostro caso, cioè, lei essendo un personaggio comunque importante, lei fa un film all'anno come una star di Hollywood, okay, essendo non una porno attrice, okay, è una porno diva, e quindi fa film all'anno, e impegnativo quando dir si voglia, e poi si ritorna nella quotidianità, a differenza invece di quello che oggi deve intraprendere un'attrice, un attore, che hanno dei pagamenti, dei cachet standardizzati molto bassi. Oggi, per fare veramente business in questo settore, devi lavorare tutti i giorni. Le produzioni hanno bisogno di fanno quei fatturati perché fanno dei prodotti a livello industriale, tutti i giorni devono produrre, quindi gli attori e le attrici tutti i giorni girano. Probabilmente nel loro caso possono cadere in questo, nel nostro caso sinceramente, per esperienza personale, vuoi che è in tempi diversi quando si gira un film e quando si sta ovviamente in intimità, che è molto più tempo, ma soprattutto da una parte c'è sesso come azione, che sono delle posizioni tra l'altro non comode, non perché devi dare visibilità, spazio alla telecamera, all'angolo della telecamera e tutto quanto, e devi stare ai tempi del regista, di quello che lui vuole, non a quello che ti piace. Ok, è veramente una situazione tipo
questo lo faccio con amore e con passione, con i tempi che dico io, e questo lo faccio da attore, punto e stop. Quindi devo, se devo stare lì 5 minuti perché devo girare quella scena, 5 minuti ci devi stare, punto e stop. Quindi da... è sacrificante, quindi è il lavoro e ci stai per forza. E ci sta. Senti, un'altra domanda che vi faccio, ma nei film per adulti si finge o la maggior parte delle volte uno... Allora, io parlo sempre, io, lui, insomma, parliamo sempre la cosa personale, poi gli altri... Ovvio. Fai domanda a loro. Allora, ovviamente, sempre se lo potete dire, perché se ci sono cose che non potete dire, ci mancherebbe. Io tutte le scene... Allora, parte dal presupposto che tutti gli attori e le attrici che durante la mia carriera io ho girato, me li sono sempre scelti. Okay. Io devo star bene, io non riesco a fingere, se a me una cosa non mi piace. Perché ci deve essere, un feeling, hai bisogno di un feeling, perché non sei una macchina. Però, esatto, bravissimo, quindi se la persona, anche se a me arriva già l'odore, a me dà fastidio, cerco in modo e in maniera di non girare con lui. Però io me ne sono sempre scelte, sia che sia donna, sia che sia uomo. Cioè, un Mario Salieri che tutti conoscono quanto è pretenzioso, è un tiranno, ma giustamente, perché poi vuole dei risultati filmici non indifferenti. Sì. A lei, quando gli propone un lavoro, prima gli propone se gli piace la trama, no, se gli piace la trama e il contesto, quindi come lei possa risultare. E poi dopo gli presenta una cerchia di attori che comunque devono stare all'interno del personaggio, quindi lui certo, è molto vincolato, ovvio. Però al tempo stesso è vincolato al tempo stesso anche dalla scelta di Roberta. Questo ti può star bene, perché a me bisogna che questo fa il tirato, questo fa... va bene quest'altro, se no scambiamo questo, va bene, e parliamo di Salieri, quindi, ok, quello che vedete è il mio. Okay, però, il piacere ci deve stare per chi, come Roberta, conoscendosi personalmente, deve esprimere al meglio, quindi deve piacere dall'altra parte. Tant'è vero che infatti tutti gli altri film, attrici, attori, ripeto, ne vedi uno, ne visti mille, come dice sempre anche Salieri, vedi Atletica, fanno solo Fantastica. Robby, domanda. Ecco fatto. Allora, ovviamente tu nel mondo dei film per adulti sei una super diva, una porno diva, che c'è differenza ovviamente da una porno attrice, quindi comunque cerchiamo di mettere i puntini su lei, facciamo capire alle persone che magari non conoscono questo mondo che c'è una bella differenza, un po' come dire, cerco di andare un po' più sui miei followers, no? Un po' come dire faccio la cubista o faccio la ballerina, cioè sono praticamente due cose completamente diverse, ma al di là di questo, ti dico, essendo tu comunque un personaggio così noto, prorompente, che spacchi la telecamera, che sei bella carica, ti è mai capitato che dall'altra parte magari l'attore dice, oddio, rimane tipo, oh, Roberta Gemma, e adesso... Cioè, nel senso, dice, che faccio? Fino a ieri ero un trattore, oggi sono il trenino ciuciuff che guardano i miei nipoti su Rai 3, tipo, capito? Ti è mai capitato che comunque le persone che girassero con te, no, si sentissero in quel momento, capito? Non parlo ovviamente, non voglio parlare però di prestazioni sessuali, parlo proprio di appeal, oddio, che un po' più bloccati, un po', come faccio, emozionati. Vabbè, parte dal presupposto sempre che comunque chi gira è comunque un professionista. Ok, quindi, soprattutto chi gira con te. Ha girato con altri personaggi noti e famosi e belli. Ok, bene, chiaro. Ammirazione sì, soprattutto, sì. Da attrici che sono state chiamate le colosse portanti. Le donne sì. Della Mar d'Orsella, Anna Polina, sì. Nikita Bellucci... Camissa Ghette sono state molto entusiaste di partecipare, però ovviamente quell'effetto da un po' da principiante non si può verificare perché anche perché ovviamente il livello sì ovviamente adesso non me ne sono accorta, cioè uno che fa e non te ne sei accorta. Se non te ne sei accorta, il problema c'è sempre. Quindi, e questo lo sappiamo un po' tutti nel mondo del cinema per adulti. Dai, buttiamola là.
Allora, diciamo che abbiamo e stiamo toccando gran bei discorsi e bei argomenti, quindi alla fine abbiamo capito i consigli che potrebbe sfruttare una persona che vuole entrare in questo mondo, quindi provare a diventare attore, però Oscar, tu sei anche regista, quindi se in ascolto adesso, non lo so, ci sono persone che dicono, sai che c'è, a me piace lavorare come regista, vorrei provare a fare regista però per il film per adulti, o comunque anche il fotografo. Adesso con te, mentre con lei, con Roberta parlo un po' più del set, quindi un po' più d'attrice, con te vorrei, oltre tu ad essere un attore, però vorrei entrare un po' sul discorso un po' più tecnico. Quindi se io volessi domani iniziare a fare il regista per film... Tu domani volessi fare l'attore, però vabbè, regista. Dai, su che poi arrivano le richieste. Poi allora, se allora... Per tutti quelli che vedono questo video, se arrivano le richieste per un pornatore, le giro ad Oscar, e... che sono i miei manager. Allora, dai, al di là di tutto, allora, voglio fare il regista dei film per adulti. Come faccio? Inizio a girare così e basta e butto sui social? Oppure c'è un percorso più adatto da fare per non cadere nelle idiozie, nella mangiatoia dei social? Perché l'abbiamo detto, no, i social non sempre fanno bene. No, quindi... i social devono essere solamente uno spazio, una visibilità, una vetrina. Una volta c'era la televisione, quando Roberta veniva chiamata Maurizio Costanzo Show e così via, quella è una vetrina, d'accordo? Poi dopo devi avere comunque... Aspetta che è partito il moto... la visione... Adesso la visione è cambiata, abbiamo più ascolti. Prima col motosport lui dice, se mi fregavi del motosport, che c'ho dall'altra parte Roberta, Gemma e Oscar e mi guardo il motosport. Perché non mi preoccupare. Stavo giocando, ero rimasto in pausa, ho dovuto cambiare la schermata, ero fatto su una curva in derapata... Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Vi adoro. Dai, vabbè, insomma, torniamo alla nostra strada a proposito di motorsport. Quindi i social sono certamente una vetrina, però poi devi avere un tuo negozio, che sia il sito web, che sia oggi ci sono appunto questi strumenti come OnlyFans, quindi un negozio è come forse un... mi sono perso. Strano. Tipo intimisti di Amamai, cos'è? Un franchising. Ok, quindi ci sono queste altre strumenti, strutture come OnlyFans e via scorrendo, dove uno già ha la struttura e carica là i contenuti. I contenuti possono essere di vario genere, il mondo è bello perché è vario, quindi ognuno va alla ricerca di qualsiasi cosa. Aspetta, no, ti interrompo. Ti interrompo perché voglio capire. Sì, è arrivato un messaggio. Chiunque abbia un figlio o una figlia lo farebbe lavorare nel vostro settore sia come regista che come film per adulti. Simone. Allora... È una domanda o... No, sì, lo leggo da qua. No, è un commento del nostro Simone. Ha detto che praticamente chiunque avrebbe un figlio, che possa essere un uomo o una donna, lo farebbe lavorare nel vostro settore e ovviamente con voi, perché credo che vi reputi due professionisti. Era un complimento. Aspetta un secondo perché ho perso un passaggio. Franchising. Sì. Cioè, nel senso, fammi capire bene. Io posso girare un film... No. Ho fatto questa cosa del termine sbagliato nel senso che ci sono queste strutture dove non dico franchising, no, aspetta, forse ho capito, no, quello che voglio chiederti io questo, leva adesso franchising che non apriremo mai un intimissimo porno noi, comunque togli quello quello che ti dico, se io però ho un prodotto, faccio un prodotto, sì. Ok, sì. Posso girarlo a OnlyFans? Posso girarlo ad una casa di produzione, a voi, addetti al lavoro, per cercare di ottenere una produzione? Cioè, nel senso, dici, sai che c'è? Un po' come il cinema, vado verso le produzioni. Cioè, vado, invece di prenderlo e buttarlo così nella mangiatoia dei social, c'è la direzione che uno dice, mandalo a un professionista, che magari ti dà anche una sistemata nell'averlo girato e te lo pubblica. Cioè, esiste questo nel mondo del film per adulti? Oddio, noi essendo produzioni personali, siamo un po' distaccati da quello che succede oggi nella realtà, nelle produzioni
però per quello che ricordiamo, ogni produzione ha già un circolo stretto di attori, attrici, per un discorso di sicurezza, salute e di, ok, ci sta, ci sta. Esatto, e che comunque deve allargarsi, deve comunque accettare delle new entry, perché deve variare anche poi i volti. A maggior ragione però si tiene stretto quello che è il suo cameraman, il suo regista, il suo aiuto luci, perché già sanno, vivono da una vita in simbiosi con la produzione. È molto molto difficile entrarci e scavalcare queste persone, perché comunque a maggior ragione io ho visto Mario Salieri, l'aiuto regista, molto anziano, che si fa un mazzo tanto, lui lavora per il cinema, quindi, ma è anziano, dici cavolo, prendine uno nuovo, ma da una parte è da una vita che lavorano insieme, si crea una famiglia e una fiducia di con chi stai collaborando, che è difficile un new entry. Tanti ci scrivono: ah, io sono un videomaker, io vorrei avere l'opportunità di fare, di lavorare per voi, ma noi abbiamo i nostri. E ok, è chiaro, è ben chiaro, nel senso, non è così semplice entrare a far parte anche delle quinte, cioè di chi sta dietro la telecamera, perché ovviamente c'è un discorso di fiducia e sì, credo sia molto più importante nel vostro mondo che magari sì, nel cinema normale, anche nel cinema ovviamente, no, ovviamente non dico normale, nel cinema però di tutti i giorni, c'è, però sai, uno ce lo puoi tirare dentro, nel vostro settore è meglio avere fiducia delle persone che vi circondano, perché comunque esatto, anche perché è una cosa diversa. Su un set vuoi per tranquillizzare gli attori, vuoi per X motivi, non è che ci sono tante persone, quindi c'è un cameraman, un aiuto luci, il regista, punto. In un film del cinema, anche per fare uno spot di 10 secondi, c'è una troupe con tante telecamere, l'aiuto regista addirittura, aiuto camera, cioè ci sono tante figure, nessuno è indispensabile, o meglio, ognuno è sostituibile, perché c'è tanta gente che ruota intorno. Nel nostro campo sono pochi, e di quei pochi ti devi fidare ciecamente, e quando lo trovi non lo molli più. Questo è chiaro, ben chiaro. Allora, ragazzi, io prima di darvi un bel abbraccio virtuale, visto la situazione, voglio però mostrare un po' a tutti, perché voglio parlare velocemente di OnlyFans, che in realtà è il vostro sito, giusto? Sì. Di Roberta, dove sì, diciamo quello più amatoriale, più a contatto con i suoi follower, dove può okay rispondere. Quindi le persone per poter stare a contatto con Roberta Gemma devono andare su OnlyFans, che adesso ve lo mostro qui in primo piano, tanto noi possiamo chiacchierare lo stesso, è questo qua, quindi vanno qui, fanno un'iscrizione e possono comunque godere di al 100%, utilizziamo la parola godere al 100%, adesso qualcuno mi banna, dei video o comunque delle foto di Roberta o del materiale che voi caricate lì, giusto? Sì, essere certi di poter chattare con lei, perché ad esempio Instagram la gente deve capire, lo usa e non capisce. Si può parlare anche dal vivo? No. Cioè uno può parlare? No, a parte la diretta che lei può mettere in diretta, ma soprattutto come Instagram puoi mandare i messaggi, ma un Instagram, un Facebook dove ha 200.000 follower non può okay rispondere a tutti. Poi ci sono quelle funzioni, no, su Instagram dove c'è un messaggio che è privato, sì, generico, sì, e quell'altro. Vabbè, diventi praticamente matta, quindi è impossibile star dietro. Quindi, volendo, le persone che in questo momento stanno vedendo la diretta possono andare su OnlyFans, fare l'iscrizione e avere un contatto un po' più diretto, un po' più privato, un po' più sicuro. Sicuro che possa rispondere, perché lì arrivano messaggi solo da chi si è iscritto. Su Instagram 200.000 vanno... Che belli che siete, che belli che siete. Allora, amici miei, è Club Gemma, quindi film completi, film importanti, no, è il Club Gemma, lì ci sono come se fossero dei DVD, insomma, quindi ci sono proprio film o contenuti di lungo tempo, insomma, produzioni intere. Ok.
Allora, ragazzi, divertitevi, sbizzarritevi. Io vi mando un bel abbraccio. Grazie per questa chiacchierata che ci siamo fatti insieme. Sempre meravigliosi, solari, divertenti. E ovvio che sicuramente qualcuno dopo questa intervista inizierà a fare il pornatore. Aspettiamo la tua candidatura. No! Can I go to the toilet, please? Grazie Roberta, Gemma e Oscar, un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Grazie ragazzi, grazie a tutti, anche a voi che ci avete sopportato e supportato in questo momento. Vi ricordo, se andate sulla pagina, guarda che bello con i cuori, se andate sulla mia pagina Rush MC, mettete il like, ovviamente il segui, ma la cosa importante è andate sulla pagina YouTube, questo fatelo anche voi, perché questo video tra un po' verrà sistemato e montato e sparato per la possibilità di vederlo a tutti sul mio canale YouTube Riccardo Vallone o Rush MC. Andate, trovate tutte le informazioni che volete al caso su ovviamente tutti i social. Un bacio, un abbraccio, ciao, ciao. Belli di casa. Ciao. Ciao.